Allora, Sindaco, prendendo spunto da queste immagini, posso insomma, ricordare una proposta che abbiamo lanciato noi questa mattina alla nostra rassegna stampa con la presenza di Felice Mero, la presidente dell'Associazione Albergatori di Palinuro. Un tavolo tecnico, un tavolo, un'ulteriore collaborazione e concertazione sul territorio che parta proprio da Vallo, centro capofila Sì, del Cilento. Parliamo sempre naturalmente di un lavoro da fare per uscire da questa emergenza coronavirus. io ringrazio Felice perché ha buttato sul tavolo una proposta molto, molto interessante, che noi istituzioni abbiamo il compito e il dovere di raccogliere per poter elaborare una strategia di sviluppo. Guardate, in questo momento qua, quello che sta capitando, almeno da quello che vedo, è che stiamo parlando molto di tutta una serie di misure assistenzialistiche che ben vengano in questo momento, perché c'è gente che sta soffrendo e c'è bisogno di questo. Però non c'è ancora chi in maniera oculata e lungimirante, pensa a un progetto e a un piano di sviluppo strategico a lungo termine, non solo sulla regione, ma io dico in un territorio molto più vasto, anche a livello regionale, una sollecitazione che faremo anche al presidente De Luca. Guardate, dalla guerra mondiale, quello è il discorso che facevamo prima, si è usciti nel momento in cui c'erano delle persone che si sono messe intorno a un tavolo. Al di là delle appartenenze politiche, si sono messi insieme in un momento difficile di guerra e hanno stabilito un piano strategico di sviluppo che va dal di là, vi ripeto, dall'assistenza. Questa ha un canale, si deve fare, ha un canale diverso ed è dovuta in questo momento, sia chiaro. Però noi dobbiamo avere una strategia di sviluppo per uscire da questa situazione qua e rilanciare le nostre città, le nostre comunità, il nostro paese. E mi dispiace dirlo, ma questo non si vede, non si vede, anche a livello nazionale, ancora tutto ciò non si vede. E il rischio è che restiamo insabbiati e poi lo sviluppo realmente non riparte. Certamente la proposta del presidente dell'Associazione Albergatori ha un compito fondamentale, che è quello di riunire e mettere intorno a un tavolo non solo le istituzioni, quindi i sindaci e il parco nelle sue rappresentanze massime, ma anche gli istituti di credito. Gli istituti di credito devono necessariamente fare qualcosa per questo territorio. Lo stanno già facendo, devo dire la verità. Noi abbiamo fatto degli accordi con la nostra banca di Vallo. Quando dico la nostra banca è perché nasce dalla nostra comunità. Qualcuno si ingelosisce, non gli piace questo termine, ma io lo dirò fino alla noia perché nasce dalla nostra comunità e non posso non guardarla così. Io la guardo ancora come erano le vecchie casse rurali. No, le casse rurali sono nate proprio per stare vicino in un momento difficile alle persone più povere, più in difficoltà, per aiutarle a rilanciarsi nel mondo lavorativo e imprenditoriale. Ed è quello che dobbiamo chiedere oggi a tutte le banche presenti sul nostro territorio. Lo faremo. Io prendo questo spunto, già ho telefonato in verità già al direttore del parco e gli ho chiesto un incontro col presidente. Un incontro Ecco, preparatorio a posso un incontro molto, interromperla molto perché più un vasto. telespettatore ci chiede, lei stava parlando del parco, un telespettatore ci chiede, è il parco, punto interrogativo, come al solito assente giustificato? Vabbè, il parco ha una mission che è particolare, voi lo sapete, ed è quella della salvaguardia del nostro ambiente e delle comunità che ci vivono, però noi non possiamo diventare una riserva indiana. Io capisco l'amarezza di questo telespettatore, non possiamo diventare una riserva indiana in cui tutto qua non si può fare niente e alla fine ci renderemo conto tra qualche anno che nessuno più ci può più vivere in questo territorio perché ogni momento c'è un impedimento o qualcosa che non si può fare. Noi siamo d'accordo alla salvaguardia dell'ambiente, tutto quello che ci circonda, perché siamo in un territorio meraviglioso e va difeso assolutamente da tutti quanti noi e va salvaguardato da tutti quanti noi, però ci devono consentire anche di viverci. E questo è quello che dobbiamo chiedere con forza alla Regione. Io dico, questo è un momento difficile, ma dobbiamo sfruttare questa situazione difficile e trasformarla in un'opportunità. Che vuol dire tutto ciò? Vuol dire che dobbiamo mettere in moto il territorio,
chiedendo quelle 4-5 cose, non sono tantissime, che possono certamente far sviluppare in maniera diversa il territorio. Oggi teniamo, faccio un esempio, tutta l'attività turistica in ginocchio purtroppo. Allora diamo il sostegno a queste attività turistiche e vediamo come fare. Il parco adesso ha investito pare 1 milione di euro, dobbiamo vedere come lo vuole investire da questo punto di vista. Ma accanto a questo deve partire, ed è questo un momento importante perché siamo il momento nell'anno zero, è importante fare una proposta turistica globale sull'intero territorio del piano, del parco. È assurdo che oggi ancora non abbiamo un management turistico su tutto il territorio, tutto il territorio. L'ho detto già in altre occasioni. Paghiamo un esperto che venga da un'altra parte, non da questo territorio, che ci studi questo territorio e in maniera veloce ti dia una proposta che tutti quanti seguiamo, per far diventare questa una costa, che è molto bella la costa del Cile, ma farla diventare realmente una miniera d'oro per tutti quanti noi che ci abitiamo. In Emilia Romagna hanno fatto così, la costiera amalfitana ha fatto così, la costiera sorrentina ha fatto così, e noi non siamo di meno per le bellezze che abbiamo, che non sono solo quelle ambientali, ma ricordo anche quelle culturali, quelle artistiche che circondano i nostri borghi. Per cui io penso che questa sia l'occasione importante che non ci possiamo far sfuggire, e quindi la positività rispetto a tutta questa negatività per ripartire. E poi c'è un aspetto fondamentale in cui tutti quanti noi sindaci ci dobbiamo ritrovare, sono 4-5 punti fondamentali di questo territorio. Innanzitutto il riconoscimento, io l'ho detto sempre, noi non siamo appunto una riserva indiana, il parco, se ci viene chiesto di salvaguardare l'ambiente, ed è un bene per tutti quanti noi, che innanzitutto che ci viviamo, da un altro punto di vista ci deve essere dato qualcosa, quel qualcosa che vogliamo è che questo territorio venga riconosciuto come un ambito territoriale ottimale. Vuol dire che noi dobbiamo avere la capacità di gestire alcune di quelle che sono le funzioni fondamentali, perché dopo non capisco perché possiamo gestire il problema dell'ambiente con tutto quello che comporta a volte grandi sacrifici perché le comunità che ci vivono, e poi non possiamo gestire nell'acqua, non possiamo gestire i rifiuti insieme, non possiamo gestire la sanità insieme, non possiamo gestire la giustizia insieme. Questo mi sembra realmente una cosa ingiusta, ingiusta per tutti quanti, per tutta la comunità che ci vive qui nel parco. Per cui la richiesta è innanzitutto questa. E poi c'è il problema del gap infrastrutturale, l'ho detto un sacco di volte, le infrastrutture. Noi stiamo puntando molto sul problema della viabilità e dell'alta velocità, ringraziando Dio, anche grazie all'impegno del senatore Cassiello e di tanti altri, abbiamo avuto, diciamo, e dell'assessore Matera, anche del presidente De Luca e dell'assessore Luca Cascone, abbiamo avuto questa possibilità. Adesso in questo momento qua ovviamente sono annullate tutte le fermate dell'alta velocità qui nel Cilento, ma appena saranno ripristinate certamente un traguardo, è un traguardo importante, ma non può essere solo questo. Noi c'è la distanza con l'autostrada che è fondamentale, anzi colgo l'occasione per dire, voi ricordate che noi abbiamo avuto finanziato un'idea che lanciato, che è quella di fronte a un bando regionale chiedeva appunto ai comuni di candidare delle proposte per la viabilità interna. Noi abbiamo deciso un'altra strada, abbiamo detto a noi non interessa la viabilità interna, abbiamo bisogno del progetto, finalmente un progetto candidabile a finanziamento che ci colleghi direttamente all'autostrada, il famoso progetto Vallo Atena Lucana. Se ne è parlato tante volte, ma di fatto non c'è niente. Finalmente abbiamo avuto questo tipo di finanziamento. Martedì abbiamo l'incontro tecnico con l'ingegnere che ha vinto il bando fatto dalla Regione Campania, per cui incominceremo a partorire questo che è un progetto strategico di largo respiro per la città, e non solo per noi ma per tutte le aree interne. Ci toglie dall'isolamento, e questo è fondamentale per tutti noi. Su queste cose qua io spero che ci sia un dibattito da parte della classe dirigente del Cilento, che vi ripeto vada molto ma molto al di là di quello che è un aspetto meramente assistenzialistico, e ribadisco che ci deve essere in questo momento qua, o di aiuto alle imprese del settore turistico, ma dobbiamo avere la capacità di guardare oltre. Noi, la politica e i politici devono avere la capacità di disegnare il futuro, e questo dobbiamo fare, il compito grosso è la
la responsabilità grossa che abbiamo oggi è quello di segnare il futuro, per far stare meglio i nostri figli e i nostri voti in questo territorio. Vallo è pronto a fare la sua parte, sindaco. Ma Vallo è sempre pronto, l'ha fatto sempre da decenni. Guardate, quello che ma non da adesso, da quando ci sono, da decenni. Tutti i sindaci hanno lavorato in tal senso, anzi ringrazio tutta la classe dirigente di questa meravigliosa città, perché nonostante sta in un posto orograficamente infelice, perché questo ce lo dobbiamo dire, non siamo su una strada a scorrimento, voglio dire un'autostrada, non abbiamo grandi collegamenti, nonostante siamo in un posto orograficamente difficile, quello che ci invidiano tutti è che abbiamo tutti i servizi qui a Vallo, anzi in questo periodo di crisi non solo li abbiamo mantenuti ma li abbiamo anche rafforzati. E quindi questa è una cosa bella, ma grazie a tutta una classe dirigente, non grazie a Tony Aloy e all'amministrazione di Tony, ma grazie a tutta la classe dirigente e a tutti i sindaci che mi hanno preceduto, che hanno sempre difeso questo territorio, hanno guardato con un occhio lungimirante, al di là del piccolo spazio, del piccolo orticello proprio. Quindi ecco, questo molto è stato fatto, ma molto ancora tanto è stato fatto, ecco, ma tantissimo siamo pronti a portare avanti. Allora, con entusiasmo, sì, perché ci vuole entusiasmo. Se non si fa niente.